il lavoro della libraia non è assolutamente un lavoro semplice. Fate finta di essere dei clienti, dei lettori abituali che però non sanno bene che cosa leggere. Vi recate in libreria e trovate me e Piovono Giuggiole, con il quale ho deciso di collaborare per questo tag mensile. Trovate Piovono Giuggiole nei suoi social, Instagram e YouTube qua sotto in descrizione. Abbiamo deciso di inventare il tag Libraia per un giorno e di chiedere a voi che libri vorreste leggere, e non intendevamo assolutamente sapere dei titoli in particolare, ma al contrario, dovete immedesimarvi nella situazione in cui non sapete assolutamente che cosa leggere e vi recate in libreria chiedendo un genere di libro, nello specifico o meno, da leggere che potrebbe interessarvi. Ne abbiamo selezionate 15 di richieste e passiamo subito al tag, perché appunto sono tantissime. Vi informo che non vi farò vedere i libri in mano perché non ce li ho tutti, alcuni li ho letti, altri no, altri sono frutto di una ricerca che ho dovuto fare. Ho aggiunto tantissimi libri alla mia wishlist grazie a voi, quindi grazie. Partiamo subito. Primo cliente: un libro che parla di realismo magico. È un genere che ho scoperto, non conoscevo la terminologia precisa di questo genere, ma ho scoperto che è un genere che a me piace molto. Uno degli ultimi libri che ho letto su questo genere è Il profumo del pane alla lavanda di Sarah Edison Allen. Qua il realismo magico è nascosto attraverso la cura di fiori e piante, perché Claire Weatherly è la discendente diretta di una famiglia nel quale viene appunto utilizzata la conoscenza di piante e fiori, insomma la conoscenza della botanica, per creare piatti speciali, magici in un certo senso, per ottenere determinate emozioni, sensazioni, via dicendo. Ed è un romanzo molto molto carino che si incentra tutto su questa tematica, che vede protagonista appunto Claire e la sorella che ritorna dopo varie peripezie familiari a casa Weatherly, e succedono varie cose. Insomma, mi è piaciuto veramente tanto come libro, e se non mi ricordo male ho fatto anche la recensione. Qua sotto in descrizione vi lascio tutte le books review che ho fatto dei libri che andrò a nominare. Secondo cliente chiede un libro di Haruki Murakami. Ora, se mi conoscete bene sapete che io e la letteratura orientale barra giapponese non andiamo particolarmente d'accordo, e Haruki Murakami è un autore che mi è stato consigliato veramente tantissim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 
il libro Nel segno della pecora, appunto, di Haruki Murakami, che parla di questo ragazzo, insomma, di quest'uomo che lavora nel campo pubblicitario e che per un motivo o per l'altro deve andare alla ricerca di una fantomatica pecora che non sa bene che tipo di pecora sia, cosa sia, ha pochissime indicazioni per trovare questa pecora, ma deve trovarla. E attraverso questo viaggio alla ricerca della pecora, lui riuscirà a ritrovare se stesso in un certo senso. Quindi mi intriga abbastanza e l'ho aggiunto in wishlist, appunto. Terzo cliente chiede un libro per rallegrare una giornata. No, qua sono andata molto a braccio e ho deciso di portarvi di nuovo Brava a letto di Jennifer Weiner, un libro che vede come protagonista una donna, Kenny, una donna robusta che ha avuto varie peripezie sentimentali, in particolare l'ultima, che vede il suo ex ragazzo giornalista che scrive nella sua piccola rubrica un articolo dedicato alle donne formose, non particolarmente belle, che palesemente parla di lei e la prende in giro in un certo senso, e questo dà vita poi a un'avventura veramente tragicomica che vede protagonista Kenny nel mondo del giornalismo e via dicendo. Insomma, le succedono un sacco di cose. Mi ricordo che per quanto ci sia una vena, diciamo, drama, mi era piaciuto veramente tanto e mi aveva rallegrato in quel periodo, quindi ve lo consiglio caldamente in questo senso. Il quarto cliente mi chiede un libro dove ci sono i cavalli. Non avevo assolutamente libri sui cavalli in libreria, mi dispiace, però mi ricordavo che in wishlist avevo inserito War Horse di Michael Morpugno. Parla di questo cavallo Joy che nell'epoca di guerra, insomma, dal suo primo padrone Albert passa di padrone in padrone facendo parte anche della cavalleria inglese, tedesca, insomma, succede un sacco di cose a sto cavallo. È un libro molto drammatico. Io avevo visto il film e avevo pianto calde lacrime dall'inizio alla fine, perché i film con gli animali che soffrono, io, oh mio Dio, mi piacciono, per carità, però piango veramente come una fontana. Voglio leggere il libro perché appunto il film mi aveva regalato delle emozioni immense e sono sicura che anche il libro non sia da meno. Il lettore numero 5 ci chiede un romanzo psicologico profondo ma scorrevole, e io voglio consigliare a
questa persona Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diefenbaugh, che ho letto l'anno scorso, mi sembra, e non credo di averlo recensito, non mi ricordo di preciso, però parla di Victoria, una donna con tantissimi problemi psicologici, in particolare nel relazionarsi con le altre persone. E mi ricordo che seguiva un po' la linea del profumo del panna da lavanda, quindi c'era tutta questa storia di fiori, piante, botaniche, via dicendo, ma prendeva appunto più una piega psicologica, entrando nella testa e nel cuore soprattutto della protagonista, facendoci entrare in problematiche psicologiche che approfondite sono anche decisamente interessanti. Quindi io direi che è molto consigliato, oltre ad essere appunto una lettura davvero scorrevole. Il sesto lettore ci chiede uno o più libri sui pirati. Allora, il primo che vi nomino è un libro per ragazzi, ma anche l'altro che vi nominerò sarà un libro per ragazzi. Il primo titolo che vi propongo è Peter Pan di James Matthew Barry, famosissima storia per ragazzi, ma anche dai significati psicologici delle sottotrame molto interessante. Se andate a vedere tutte le varie analisi della fiaba di Peter Pan, comunque scoprite che perfino i pirati, che fungono un po' da nemici in un certo senso di questa storia, hanno un significato psicologico dietro, quindi non molto scontato, anche per lettori adulti sicuramente una lettura piacevole. Il secondo invece che vi propongo è un libro della mia infanzia, quindi si tratta di un libro per bambini, che si chiama Quattro pirati e mezzo di Margaret Mee. È un libro che avevo comprato al mare, se non mi ricordo male, nel paesino dove andavo in vacanza d'estate. L'avevo letto in giornata e poi l'avevo riletto un sacco di volte. Parla di questi quattro pirati stranissimi, cioè ognuno con le sue caratteristiche particolari che lo contraddistinguono dagli altri, che prendono e si imbarcano e decidono di fare effettivamente i pirati e sbarcano su queste isole che hanno delle caratteristiche pazzesche, bellissimo. Mi ricordo che avevo riso tantissimo e che continuavo a rileggerlo veramente a ripetizione, quindi consigliato per chi ama i pirati. Il settimo lettore ci chiede un libro che non riesci a mettere giù. E qua io volevo inserire Harry Potter, ovviamente, perché la saga di Harry Potter non solo non riesce a mettere giù il primo libro, ma proprio tutta la saga. Nel momento in cui tu cominci Harry Potter, sai che la leggerai tutta d'un fiato nel giro di pochissimo tempo. Volevo nominarlo giusto Harry Potter, però ho deciso di portarvi una delle mie ultimissime letture. Se avete visto il mio video wrap up di agosto, che è uscito il primo di settembre, sapete di che cosa sto per parlarvi, ed è ovviamente Il donatore di Lois Lowry, un libro di cui mi sono innamorata grazie al film che ho visto 3 volte nel giro di 3 giorni. Un distopico futuristico molto bello che leggi tutto d'un fiato, molto semplice nella scrittura, molto scorrevole, e soprattutto ti addentri in questo mondo futuristico distopico al punto che non riesci a uscirne fino a che non metti giù l'ultima pagina, e quando arrivi all'ultima pagina comunque non hai voglia di metterlo giù. A me verrebbe voglia di rileggerlo tipo adesso. L'ottavo lettore è stato decisamente più specifico nella sua richiesta e ci chiede un distopico ambientato nel passato, molto passato, ma che non sia né sulla scoperta dell'America né sull'impero romano. Mi hai messo in difficoltà, sappilo. Io ho letto solamente distopici ambientati in un futuro distopico, sicuramente non in un passato, anzi sinceramente io non pensavo nemmeno che esistessero dei distopici ambientati nel passato. Detto ciò, però, ho fatto delle ricerche e ne sono usciti 2 romanzi, uno che ho letto e uno che non ho letto. Quello che ho letto, diciamo che è molto passato nell'attualità del 2020, ma neanche troppo, ed è Il Signore delle Mosche di William Golding, romanzo che ho letto diversi anni fa oramai, ma che mi era piaciuto moltissimo, e non so se è considerabile come un effettivo distopico, perché in realtà non è che il mondo stesso cambia, ma questo micromondo, questa microsocietà che viene creata da questi ragazzini inglesi naufragati su un'isola, che sono costretti a badare a se stessi e a crearsi delle nuove regole per convivere pacificamente. Quindi sì, è un distopico, ma che non riguarda tutto il mondo, tutta un'intera città, ma solo una piccola comunità di ragazzi. Però mi era piaciuto molto e penso che possa attenersi abbastanza al genere. Fatemelo sapere poi qua sotto nei commenti se siete d'accordo con me. Ma per adempiere alla tua richiesta ho ricercato ancora, e sempre di William Golding ho trovato Uomini Nudi, che è un distopico, o meglio viene definito distopico passato, ambientato
ambientato nella preistoria, nel quale una tribù di neandertaliani incontra una tribù di Homo sapiens, e si vede che queste due tipologie di esseri umani non possono assolutamente convivere tra di loro. Però appunto in questo passato si vede questa dinamica tra due società che va poi effettivamente a cambiare il mondo. Mi è risultato interessante nel leggere la trama, quindi anche questo l'ho aggiunto alla mia wishlist, prima o poi lo leggerò. Il nono lettore che entra nella nostra libreria ci chiede un romanzo ambientato in epoca vittoriana ma che non sia scontato. Effettivamente i romanzi ambientati in epoca vittoriana più o meno ricalcano gli stessi principi e ci fanno vedere più o meno sempre le stesse cose, ma mi sono ricordata effettivamente che c'è un romanzo che mi aveva lasciato non di stucco, perché comunque conoscevo già la storia prima di leggere questo piccolo romanzo, ma che mi aveva fatto ragionare parecchio sulla trama e mi aveva mandato, non dico in confusione, ma lo strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde di Robert Louis Stevenson, famosissimo romanzetto ambientato appunto in epoca vittoriana, che però non vede il solito piccolo orfanello sfigato, non vede la solita bambina perbenista che poi finisce in varie avventure, peripezie tra matrimoni combinati e cose del genere, non vede la solita donna in amore, bla bla bla, ma vede appunto un uomo di scienza che va a sperimentare su se stesso, vuole trovare un modo per far fuoriuscire una parte di sé che era legata nell'inconscio. Quindi in realtà è una cosa che, per quanto la storia magari può risultare scontata, ma più che altro molto conosciuta, è una storia che effettivamente intriga e non è assolutamente scontata nell'epoca vittoriana, una storia del genere. Quindi il decimo lettore ci chiede un libro fantasy autoconclusivo con i pirati. Anche qui, appunto, non avendo a disposizione chissà quanti libri sui pirati, avendone già nominati due in una precedente domanda, ho deciso di portarvi un libro che ho in wishlist su un autore che tra l'altro vorrei portare nella rubrica 5 per un autore più avanti. La vera storia di Capitan Uncino di Pier Domenico Baccalario è la vera storia di Capitan Uncino, quindi è tutto ambientato nella pirateria, e andiamo a vedere tutto ciò che è successo prima delle vicende di Peter Pan, quindi dalla nascita di Capitan Uncino fino al Capitan Uncino che noi conosciamo. Deve essere bellissimo. L'undicesimo lettore ci chiede un thriller di spionaggio che segua un po' le orme di Nikita. Allora, io non amo particolarmente i telefilm thriller o giù di lì, non conoscevo assolutamente Nikita, quindi sono andata a leggermi la trama di Nikita. Ho cercato dei libri che magari ricalcassero pure da cui fosse stata tratta la serie, non ho trovato niente, quindi abbiate pietà di me, io vi porto qua due titoli che hanno di base una storia di donne all'interno dello spionaggio. La spia di Paul Coelho, storia romanzata della vita di Mata Hari. Conosco la storia di Mata Hari, mi piace tantissimo, quindi io voglio leggere poi in futuro questo romanzo e penso che più o meno in una versione molto con le pinze potrebbe rientrare in questa richiesta, ma se non vi aggrada posso consigliare Una donna normale di Roberto Costantini, che è praticamente anche questo un romanzo di spionaggio che vede protagonista una donna, appunto una donna assolutamente normale con famiglia, figli e bla bla bla, che però sotto sotto è una spia incaricata di scoprire i centri terroristici, insomma, giù di lì. Ripeto, non è proprio il mio genere, quindi scusatemi se non riesco a spiegarmi meglio. Fatemi sapere se li avete letti e se effettivamente sono stata un genio oppure un idiota. Il dodicesimo lettore ci chiede una storia familiare dove ci sia la cucina. So che magari nella richiesta poteva esserci la saga familiare, però in generale non mi piacciono particolarmente, quindi ho interpretato questa richiesta, sono andata proprio sulla sintassi della frase, sulla terminologia della frase, ho scelto un libro che effettivamente è una storia che parla di famiglia e di cucina ed è Amore, zucchero e cannella di Amy Bradley, che ho letto di recente, mi sembra di averlo letto a gennaio o febbraio di quest'anno. È la storia di questa donna che attraverso un libro di ricette segrete della nonna ritrovato su in soffitta comunque viene a scoprire vari intrighi della sua famiglia, viene a scoprire di adozioni, micadozioni, figli illegittimi e cose del genere, e in tutto ciò c'è anche il discorso della cucina che l'aiuta a rialzarsi da un periodo assolutamente nero della sua vita. Il tredicesimo cliente lettore abituale ci chiede un libro che parli della Scozia. Io vi posso consigliare tantissimo un thriller che ho letto tanto tempo fa, penso oramai 4 anni fa, è stato uno dei primi libri che ho portato su questo canale se non mi ricordo male. Comunque, La gemella silenziosa di S.K.
Tremaine, alias Tom Knox, ambientato su un'isoletta sperduta della Scozia, che vede protagonista una madre di due gemelle, si confonde e a un certo punto le scambia, pensando che in realtà quella morta sia una, perché una delle due gemelle all'inizio del libro è già morta, pensando che una delle due gemelle sia quella morta e l'altra quella viva, invece quella viva a un certo punto le dice che sono al contrario, parte così, quindi assolutamente nel panico di questa madre, non oso pensare a una madre che si trovi a fronteggiare un problema del genere, poi prosegue diciamo in maniera sempre più concitata, quindi se vi piace il thriller e vi piace la Scozia è un libro assolutamente consigliato, anche perché le descrizioni della Scozia in sé, di quest'isoletta sperduta, non mancano, quindi 14° cliente ci chiede un libro con copertina in cui prevale il colore giallo, Le 5 persone che incontri in cielo di Mitch Albom, un libro che è completamente giallo, quindi direi che il colore giallo prevale di brutto, che parla di quest'uomo di una certa età che per salvare una bambina muore ovviamente e scopre che nell'aldilà prima di accedere al paradiso bisogna passare attraverso 5 persone che hanno in un certo senso cambiato la tua vita per scoprire dove, come e quando hanno cambiato la tua vita e perché. Romanzetto filosofico, anche un po' esoterico forse, molto 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 carino. Ultimo cliente, ovvero il 15°, ci chiede un libro che abbia come protagonista un over 60. Se mi conoscete bene sapete che io adoro. Ve ne ho voluti portare tre perché tra la moltitudine di romanzi che ho letto che hanno come protagonisti dei vecchietti, non sapevo quale scegliere, quindi mi sono limitata a tre scelte. L'amante giapponese di Isabella Allende, che apre gli occhi su una situazione storica che viene molto spesso occultato, comunque abbastanza insolita nei romanzi storici, ed è tutto visto attraverso dei flashback della vita di questa anziana donna, in particolare una storia d'amore che l'ha coinvolta per tutta la vita. Il secondo romanzo è Una chitarra per due di Jordan Sonnenblick, l'amicizia che vede legati un adolescente e un anziano sempre in una casa di riposo, un adolescente che ha la passione della musica tanto quanto il nostro anziano protagonista, e questa passione comune li porta a rivelare l'uno all'altro i propri segreti, le proprie vite, i propri turbamenti, insomma è una storia di amicizia molto tenera e che non mi aspettavo assolutamente prima di leggere il libro. Il terzo romanzo che vi consiglio, con protagonista over 60, ha ben due over 60 protagoniste, che sono Le figlie sagge di Angela Carter. Mi aveva divertito tantissimo, parla di queste due gemelle ex ballerine famosissime, stanno per compiere i loro 75 anni e questo è l'evento di partenza poi per vivere un romanzo, un'avventura nella vita di queste due attualmente vecchiette, che però hanno vissuto un sacco di peripezie, avventure, soprattutto intrighi familiari e varie cose, e l'umorismo prevale in tutto il romanzo, molto scorrevole, molto molto bello. Finito! Ora, la prima cosa che dovete fare è commentare qua sotto per dirmi quali sarebbero state le vostre scelte in base alle richieste fatte dai nostri clienti della libreria, oppure se avete altre richieste da soddisfare, magari ci sarà una parte 2 di questo tag. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e se pensate che questo tag possa divertire o interessare qualcuno dei vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Prima di andare a vedere il video di Piovono Giuggiole, che vi lascio sempre qua sotto in descrizione, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con Danza con Gio domani, lunedì 7 settembre, invece il prossimo tag sarà ovviamente come al solito il 6 ottobre. Alla prossima, un bacione e ciao!